Siamo lasciati alle spalle i primi minuti con la formazione della Futsal Vasto che si è fatta vedere e continua ora con un bel pressing la squadra allenata da Salvatore Trapani, che sembra già decisa la formazione, che ovviamente ora passa in vantaggio con il gol da parte del numero 15 Italo Enzo Ronzitti, segna subito. L'avevamo detto, perché Futsal Vasto aveva avuto un bel approccio alla partita. Ovviamente il calcio a 5 probabilmente non siamo ai livelli del calcio, Adriana, che ce la fa si studia all'inizio, magari nelle finali. Attenzione, seguiamo, e c'è l'immediato pareggio. C'è l'immediato pareggio con la rete da parte di Alessandro Rigillo. Avanti Adriana, che nel frattempo ci ha raggiunto e ci ha ovviamente allietato per questo intervallo con le interviste. Ha iniziato meglio il River questo secondo tempo, al Vasto col capitano Stivaletta. C'è il primo fallo di squadra commesso dal River Chieti, la punizione direttamente in porta, Eurogol da parte di Stivaletta. Su punizione a sorpreso di Zio, gran bella esecuzione da parte di Alessandro Stivaletta. Alla fine conduce Stivaletta in panchina per un cambio, ora la traversa colta e poi c'è il gol da parte del numero 8 del River, Alessio Cascini. Sal Vasto, poco più di un minuto per scoccare il 25esimo, sicuramente si arriverà al 27esimo, mentre ora ancora attacca la formazione biancorossa. Fermato, la porta in questo momento è sguarnita, c'è il tiro che chiude i giochi, il gol da parte del numero 10 Ciaschetti, che chiude virtualmente i giochi al 24esimo del secondo tempo. Il caporale e con mister Trapani per il Futsal Vasto. Ha vinto il River, ma che partita è stata? Noi lo dicevamo prima in telecronaca, è stata una partita da cineteca. Per chi ci chiede perché vi piace questo sport, io farei vedere questa partita. Sì, sì, River già lo sapevamo anche dagli anni scorsi, è una bella squadra, è molto fisica, da calcio a 11, forse non ha qualcosa di calcio a 5, però fisicamente e anche tecnicamente sono forti, quindi è giusto che abbiano vinto, sono più forti di noi. I complimenti da parte del Futsal Vasto, dicevamo prima anche con il vostro dirigente dell'attività giovanile, calcio a 5 per voi nuovo, siete da pochi anni nel calcio a 5, ma ecco, questo già siamo al secondo trofeo, siete già arrivati alle fasi nazionali, non lo so, mi dica lei le sensazioni che si possono provare con dei giovanissimi così ad alzare un trofeo. Il calcio al 5 aiuta tantissimo, integra, fa crescere i ragazzi, migliora l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, l'aspetto cognitivo di tutti i ragazzi. Io voglio fare i complimenti al Futsal Vasto, che è sempre presente nelle fasi finali di tutti i tornei, non solo del calcio a 5. È una delle massime espressioni come noi del calcio regionale, ci concluderemo con loro, la partita è stata in bilico fino alla fine, qualche episodio a nostro favore ci ha portato la partita in casa. Assolutamente, io non vi voglio fare una domanda, vi voglio lasciare perché voglio farvi un plauso per il fair play. Lei ha fatto uscire subito, immediatamente, un suo giocatore appena ha visto un po' di scaramucce, e lei alla fine, quando i suoi giocatori giustamente si stavano agitando perché avevano capito che forse il trofeo si stava allontanando, li ha subito rimessi a sedere. Quindi un plauso a tutte e due, perché soprattutto nel giovanile non si è solo allenatori, si è soprattutto educatori, e voi siete stati un esempio per questo. Quindi io vi ringrazio, vi mando alle vostre squadre e complimenti. Grazie.